Bentornati pagliacci e pagliacce sul mio canale Guamegozzo. Come state? Spero state tutti quanti alla grande. E qui siamo oggi su questo nuovo video con Ronaldo Junior e Guamegozzo, che vi faranno vedere una cosa mai vista. Dato che, siccome sapete che Cristiano Ronaldo con la sua famiglia, quindi Ronaldo Junior e Giorgina, sono andati in vacanza in Egitto, ragazzi, poi vi avevo anche detto nel video precedente, anche in questo, se volete che facciano altre vacanze in posti più belli, mi raccomando, ditemelo che li riportiamo tranquillamente. Quindi abbiamo visto il primo episodio riguardante Ronaldo, però oggi, tanto per cambiare, succederà una cosa a Ronaldo Junior, giusto per farsi riconoscere anche dall'altro capo del mondo, Ronaldo Junior. Già, purtroppo è così. Quindi, se siete curiosi di vedere che cosa combinerà Ronaldo Junior, perché la situazione è un po' tragica e difficile in questo momento, quindi immaginate dal titolo quello che succederà al piccolo Ronaldo Junior. Mi raccomando, sostenetelo, mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici, anche perché a fine video vi ricordo sempre che saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato le notifiche su Instagram. Quindi basta che cercate chiocciola Realentoli, mi venite a seguire e potete avere la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video a fine video. Quindi mi raccomando, fatelo. Eccoci qui ragazzi, siamo con il nostro Ronaldo Junior, pronto per una nuova avventura. Più che avventura direi disgrazia. Però ragazzi, guardate, oggi siamo sempre qui al villaggio e c'è un sole che spacca le pietre. Guardate che sole potente che c'ho in alto. Cioè, guarda, pensate, no? Ronaldo Junior, la sua pelle è diventata, cioè già era scura di suo, perché Ronaldo Junior sia nella realtà che qui su GTA è un po' scuro. Adesso è diventata ancora più scuro perché si sta abbronzando un botto, ragazzi. Lo vedete più scuro Ronaldo Junior? Io lo vedo un po' più scuro rispetto al solito. C'è un sole che batte talmente forte che non si capisce niente. Allora, siamo tornati di nuovo qui con la macchina, quella figa, questa qui. Sì, ma io dico no, ma via Lamborghini, BMW, Ferrari, andiamo con la Canis in giro per il deserto. Già ragazzi, perché oggi papà ha, con una guida turistica, più che guida turistica, lui, spero che abbia imparato bene. Oddio, c'è una gallina morta. No, peccato, mi dispiace. Papà ha detto che si è imparato bene la mappa e che andremo a fare una gita nel deserto, io, lui e la mamma. Quindi, oddio, che sta succedendo qua? Oddio, c'è la rissa tipo della frutta. Che sta succedendo? Oddio, ah, ecco. Papà starà litigando, me l'aveva già detto mamma. Stava litigando con uno perché voleva della frutta, no? E si sta incazzando. E allora, visto che alcuni del posto l'hanno riconosciuto e sono subito corsi qui a farsi delle foto insieme a lui. Già, immagino. Senti, della frutta a mio padre, se no ti spacco la baracca. E fidati che Ronaldo Junior non scherza. E questo che vende? Patatine, popcorn? Ah, no, no. Quindi vende kiwi, meloni, banane, pera, caffè. Che si scannano gli animali? È già la seconda, c'è un gatto morto, una gallina morta, ma perché si scannano? Oddio. Ma qui ci sono le galline vive, meno male. No, non sono vive, cioè sono certe galline. No, Ronaldo Junior, che fai? Non dare botte alle galline, ho sbagliato tasto, scusate. Ok, mentre qui c'è la mamma, che non avevo visto manco io, ragazzi, è una figata pazzesca, ve lo devo far vedere. Qui c'è il mercato, tipo una specie di mercato dell'avorio, no? Dove ci sono così degli elefanti, dei cinghiali. Insomma, avorio pesante, infatti guardate quanto ne ha, cioè tantissimo. E non so quanto vale un pezzo di questo, vale milioni se non ricordo male, perché i trafficanti di avorio sono veramente pesanti. Oddio, qui ci sono borde. Allora, quindi aspettiamo che adesso finiscano, perché ragazzi, io sinceramente di queste cose me ne frego, schere. Ora faccio un po' di parkour su questa città, la Assassin's Creed. Lo Junior, fai un po' di parkour, schere, woohoo! Mamma mia, Ronaldo Junior, ragazzi! E che cos'è? Manco Assassin's Creed, Ezio Auditore e tutti quanti le va. No! Sei caduto giù! Ma dopo, però l'ha presa bene, ha fatto una capriola e l'ha presa bene. Non entrare nelle case degli altri, che. Chissà chi abita qui, ragazzi. Ho trovato un po' di ombra in questa palma gigante. Mi metto qui, rimango qui all'ombra mentre c'è un sole lì sopra che, guardate, pompa tantissimo, è oscurato dal sole, meno male. Ehi ragazzi, come vedete siamo arrivati, cioè siamo riuniti qui. Papà mi sta facendo il discorso, mi sta dicendo di comportarmi bene, perché cioè è un bel posto e soprattutto è anche un posto pericoloso, quindi ha detto di non allontanarsi troppo. E la mamma, boh, penso che abbia finito Giorgina. Vabbè dai, io voglio stare avanti. E come vedete ci sono 36 gradi che lo indica anche il come si chiama, il termometro, no, il termometro, cosa sto dicendo, lo indica il costo dei gradi, che ci sono 36 gradi, infatti fa un caldo bestiale e siamo solo alle 11 di pomeriggio, no, 11 di mattina, scusate, cavolo sto dicendo, sì, sono le 11:26 di mattina, ragazzi, ci sono 36 gradi, figuratevi quando arrivano le 2 quanti gradi ci saranno. Quindi speriamo che Ronaldo Junior
la sua famiglia passi una bella gita, perché stiamo uscendo proprio adesso, ragazzi, dal villaggio. Siamo, diciamo, appena entrati nella parte rocciosa del deserto, che come potete vedere è veramente arida e enorme. Infatti ci sono montagne e montagne rocciose di sabbia gigantesche, perché se noi andassimo a sgretolare tutte queste rocce diventerebbe semplicemente sabbia. Mi hanno detto di fare molta attenzione semplicemente per il fatto che questo è un deserto molto molto deserto, ed infatti non c'è nessuno. Tra l'altro, una delle tante cose, mi hanno detto che qui praticamente è tutto abbandonato, quindi mi hanno detto di non perdersi e di ritrovare la strada del ritorno. Quindi, siccome siamo gli unici comunque ad essere in questo posto, credo, faremo una piccola gita. L'obiettivo, diciamo, è arrivare su quella montagnetta lì e magari cercare di fare qualche foto, perché non si può stare tanto tempo qui, questo è poco ma sicuro, ragazzi, perché mi hanno detto che ci sono delle stazioni di servizio che sono totalmente abbandonate, quindi di non fare affidamento su niente e nessuno, soprattutto se incontriamo tanta gente. Infatti, come potete vedere, è una distesa enorme di strada e a quanto pare è dominata prettamente da sabbia e grandi rocce gigantesche. Infatti siamo abbastanza alti, ok, sì, siamo abbastanza alti, mi sono fermato per guardarlo ma non dovevo fermarmi a guardare. Ok, siamo ancora, non ce la fa la macchina, ragazzi, più di 30 km orari, non riesce ad andare. Stiamo andando in un territorio inesplorato dove Cristiano dovrebbe manco andare, non c'è manco la strada. Mi raccomando, non ti allontanare. Se vuoi rimanere qui, so che a te queste cose non piacciono, e la mamma, andiamo a vedere, a fare un giro, tu non ti allontanare troppo, mi raccomando. Dai, vieni Giorgina, andiamo. Sta tornando Giulio, rimani qui. Ragazzi, mio padre non capisce, pensa che io non sappia riconoscere la strada che abbiamo fatto nel deserto. Ronaldo Junior è un bomber, ragazzi, è schere, e adesso ci daremo alla pazza pazzia. Finisco dritto dritto all'ospedale. Quindi Ronaldo Junior, fai piano, perché, oddio, Ronaldo Junior, così cadi. Ok, ecco, sei su un roccione gigantesco. Ecco, fai una bella foto qua, che è un bel panorama. Ok, ragazzi, siamo arrivati, adesso c'è una bella foto, perché Ronaldo Junior, ragazzi, vuole fare una bella foto. Ecco, guardate, è bellissimo col mare, deserto che si affaccia sul mare, qualcosa di eccezionale. Paf! Una bella foto per ricordare l'esperienza di Ronaldo Junior. Ok, salvati la foto, Ronaldo. Attento a non cadere, non cadere qui. Oddio, ma Ronaldo Junior, da dove ti stai andando a ficcare? Ronaldo Junior sta andando a ficcare, oddio, non cadere. Mio padre che deve dire a me, Ronaldo Junior, non ti allontanare. Ma io sono Ronaldo Junior, schede, posso fare tutto, yeah. Ora scendiamo velocemente sta cosa che ho sempre sognato di scendere. Oddio, c'è un buco enorme qui, raga. Ah, aia, ah, oddio, Ronaldo Junior, ti sei fatto male? Minchia, mi ha dato una testata a quel sassone. Dì, ragazzi, c'è un buco enorme. Oh, oddio, bellissimo. Vai, no, Ronaldo Junior, così cadi, aia. Ok, ragazzi, stiamo già andando in posti in cui non dovremmo andare. Però è stato fighissimo, ragazzi, otorarsi nella sabbia. Ok, dovremmo uscire, devo far lavare tutto dalla mamma dopo, perché è tutto praticamente sporco. Oddio, ma è tardissimo. Quando è che si sono fatto le 14:00? Devo tornare indietro. Oddio, adesso come faccio a risalire indietro? Sta facendo una corsa incredibile. Devo tornare indietro prima che la mamma e papà si incazzano, mi mettono in punizione per 2 settimane minimo. Finalmente la macchina, mi posso riposare un po', perché è stato veramente veramente faticoso. E what? Cosa? Oh no, 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 non c'è la macchina. Cosa? Ho fatto tutta questa salita per niente? Ma non è possibile, avrei dovuto incontrarli, la mamma e il papà. Non mi dire che se ne sono andati. Non possono avermi lasciato, cioè non possono avermi lasciato qui, ragazzi, è impossibile. Non possono avermi lasciato qui. Forse hanno visto che me ne sono andato, si sono messi a cercarmi, ma io ho fatto un'altra strada, forse. Oddio, ragazzi, ho perso la mamma e il papà. Ragazzi, sono ufficialmente perso in un deserto totalmente arido, sotto al sole battente, che ci saranno minimo 40 gradi, e non so cosa fare. Bene, yeah. Ok, l'unica cosa che posso fare è ritornare indietro e cercare di andare nella spiazza, cioè dove c'è lo spiazzale totale, in modo tale che mi possono vedere, perché in mezzo alle montagne, ragazzi, non mi vedrà mai nessuno. Sono il bambino più sfigato del mondo. Mi sono appena perso in un deserto totalmente arido, non ce la faccio più a camminare e non so dove siano mia madre e mio padre, ragazzi. Ragazzi, sono la mamma e il papà che mi stanno chiamando. Mamma, papà Cristiano, sono qui. Papà Ronaldo, sì, sono qui, ragazzi. Ecco, li vedo chiaramente, mi stanno indicando di venire lì con le braccia. Mamma, papà, sì, arrivo, eccomi. Eccomi mamma, eccomi papà. Arrivo, finalmente vi ho trovati. Ah, oddio. Ah, che male. Ah, ho perso un po' di sangue pure, aia.
Ok, mi sono fatto veramente male. Porca miseria, ho perso pure del sangue. Aia, ma. Oh, la mamma? Il papà? Mamma? Papà? Oddio. Non ci credo, ma era un miraggio! Era un miraggio! Oddio, ragazzi. Ok, sto iniziando veramente a sentirmi male adesso. Forse è ora che io mi riposi. Oh mio Dio, Ronaldo Junior, ce la fai? Non ho idea di dove andare, ragazzi. Povero Ronaldo Junior, mettiti all'ombra da qualche parte. Ma dobbiamo cercare una via d'uscita da qui. Ok ragazzi, siccome non so, non ho la più pallida idea di dove andare, mi fermo un momento a riposarmi perché sono veramente sfinito e mi metto all'ombra, almeno non sono sotto al sole. Guarda, non ce la fa manco più a camminare Ronaldo Junior. Ha fame, sete, stanco, poverino. Ok ragazzi, quanto pare Ronaldo Junior è veramente nei guai, si trova nel deserto disperso e non si sa adesso che fine deve fare. Per cui lascio decidere a voi ragazzi come andrà a finire, se qualcuno lo deve rapire, se Cristiano Ronaldo lo ritrova, se Ronaldo Junior fa dei guai e se Ronaldo Junior non torna più a casa. Insomma, deciderete voi come andrà a finire. Tanto se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici importanti, così almeno vediamo un po' che fine far fare Ronaldo Junior. E mi raccomando, così non perdete anche i prossimi video. Per cui, sono gli ultimi 5 di voi, saluto Domenico Colombo, Roman Stelenco, Michele Pasquilello 2006, Fire 07, Damiano Floridi. Questi sono i 5 che Ronaldo Junior ha salutato nel video di oggi. Quindi, ragazzi, speriamo che ce la faccia Ronaldo Junior. Intanto, io vi saluto. Non so come passerò la notte, dove e cosa farò. Qua Ronaldo Junior disperso nel deserto, come gozzo. Grazie a tutti per la visione, ragazzi. Ci becchiamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao.